Siamo dati Gesù e Maria. La splendida prima lettura che abbiamo ascoltato ci ricorda un episodio molto bello tratto dal Libro dei Re, quando dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme furono ritrovate le parole della Sacra Scrittura, della Bibbia in particolare, quelle dove si legge la conclusione dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. Parole molto molto belle che poi il popolo ratifica e abbiamo visto nella parte conclusiva il re concluse un'alleanza davanti al Signore impegnandosi a seguire il Signore, a osservarne i comandi, le leggi e i decreti con tutto il cuore e tutto il popolo aderì all'alleanza. Quindi il tema è ciò che Dio propone, chiede se vogliamo fare al suo popolo, che esige una risposta o con lui o senza di lui o peggio contro di lui. Il popolo qui risponde positivamente. Noi, volendo attualizzare un po' questa lettura, dobbiamo sempre chiederci, come sapete, l'alleanza del Signore è cristallizzata anzitutto nei 10 comandamenti. Tutti quanti abbiamo fatto il catechismo, noi ci ricordiamo i 10 comandamenti più o meno, d'accordo? Sappiamo quali sono i peccati principali contro il primo, contro i 10 comandamenti, ci impegniamo ad osservare tutti i comandamenti. Fondamentalmente, se stiamo dentro i 10 comandamenti siamo fedeli all'alleanza con il Signore, se siamo fuori dei 10 comandamenti siamo fuori dell'alleanza con il Signore. Ricordando sempre che se noi ci allontaniamo da Dio, sapete che molte persone, anche a noi sacerdoti, ogni tanto vengono a dirci: Don Leonardo, Don Francesco, sai, io mi sento tanto giù perché il Signore mi ha abbandonato. Il Signore ti ha abbandonato. Ma il Signore non abbandona nessuno mai, neanche le persone più cattive di questo mondo. Siamo noi che abbandoniamo Lui. E il problema è che se abbandoniamo Lui, usciamo fuori dalla Sua volontà, ci si rovinano addosso disgrazie su disgrazie, perché fuori dalla volontà di Dio si campa male. Facciamo male a noi stessi e facciamo male intorno a noi. Questa purtroppo è l'amara constatazione che a volte purtroppo tante anime fanno per esperienza personale. Ora, voi sapete che a volte possiamo essere condotti fuori strada, e qui passiamo al Vangelo, da quelli che Gesù chiama i falsi profeti. Attenzione, noi non dobbiamo pensare al profeta. Voi sapete che in Antico Testamento i profeti hanno svolto una funzione ben precisa, molte volte facevano predizioni del futuro, no? Ma chi è un profeta secondo la Sacra Scrittura? Il profeta è un termine che viene da un verbo greco, profeta significa parlare in nome di, puntini e puntini. Chi è il profeta nella Sacra Scrittura? Il profeta che parla in nome di Dio o si presenta come uno che parla in nome di Dio. E qui, di quanti oggi secondo noi parlano in nome di Dio? Se girate sul web, per esempio, trovate di tutti i colori, stanno predicatori in giro da tutte le parti del mondo, appartenenti a tutte le chiese presenti di questo mondo e di quell'altro. Uno dice: a chi devo dare retta? Certo, uno che sta nella Chiesa Cattolica dovrebbe stare un protetto, no? Ci diamo retta agli insegnamenti della Chiesa, del Papa, ma se uno dice: io voglio dare retta, Gesù dice: t'attento. Molti vengono in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. E io come faccio a riconoscere? Come ne faccio a accorgere? Facilissimo, dice Gesù. Dai frutti li riconoscerete. Tieni presente che un albero buono non può produrre frutti cattivi e un albero cattivo non può produrre frutti buoni. Poi Gesù qui fa degli esempi. Si raccoglie uva dalle spine. L'uva nasce dalle spine. No, l'uva nasce dalla vite, giusto? Adesso vediamo cosa si intendono queste cose. Si raccolgono i fichi dai rovi? No. Che cosa ci si fa con l'uva? Una cosa buona, no? Il vino. E che cosa simboleggia il vino nella Sacra Scrittura? Che cosa consacro io tra un po'? Consacro il pane e il vino. Cosa diventa il vino? Diventa sangue di Cristo. Vedo alcune persone che probabilmente c'è una messa di suffragio, non fanno parte di questa parrocchia, no? Io in questa parrocchia, quando do la comunione, la do sotto le due specie, al corpo e al sangue di Cristo. Perché? Non perché è una comunione di più, ma perché il sangue di Cristo, che cosa rappresenta?
l'amore infinito di Gesù. D'accordo? Quindi che cosa si potrebbe essere nascosto dietro quest'uva? L'amore, no? Allora, capite che significa quando dice Gesù si raccoglie l'uva dalle spine? Chi è? Se tu metti un dito su una spina, che te pungi? Quindi una persona che è, per esempio, aspra, tagliente, sta sempre da quella, tu ti senti amato, raccogli frutti di carità, vedi che semina in giro serenità, tranquillità, amore? No. Allora sta attento, per questo potrebbe essere falso profeta. Anche se sembra tanto bravo, se parla tanto bene, se sembra tanto animato con buone intenzioni, sta attento. Altro esempio, i fichi. Io non ho il piacere di conoscerli perché non mangio tanta frutta, il mio limite, parerò, ma chi mangia la frutta, correggetemi se voi lo conosce, dicono che il fico è uno dei frutti più dolci che esiste, quindi è proibito anche per chi fa la dieta, che non va errato, perché è una bomba calorica spaventosa, perché è pieno di zucchero, quindi è dolce, giusto? Quindi il fico cosa rappresenta ancora? La dolcezza, la mitezza, la mansuetudine, no? Quando noi entriamo in contatto con una persona che è dolce, che è mite e mansueta, d'accordo? Anche se non ci sta facendo chissà quale grande predica, già ci sentiamo ben disposti. E secondo voi Gesù, quando stava sulla terra, era dolce, era mansueto o era aspro? Com'era Gesù? Era dolce, no? Avvicinava le persone. Allora, e i rovi come sono? Se uno mette la mano sul rovo, che succede? È simile alle spine, dai, d'accordo? Allora, attenzione. Vuoi vedere se una persona è un vero profeta? Allora, devi controllare due cose. Primo, se dal suo modo di fare, anche quando è messo alla prova, trabocca una grande carità, non solo verso Dio, ma anche verso le persone. E trabocca una grande dolcezza e mansuetudine, soprattutto se messa alla prova. Capite? Tutti quanti lo conoscete che era Padre Pio, no? Conoscete che era Padre Pio. Padre Pio è stato molto provato da Dio con le sue preferenze, ma anche dalla Chiesa di Dio Meccanico. Sapete che Padre Pio, dentro la Chiesa c'era gente che pensava che fosse matto, che si era procurato le stigmate da solo perché era esterico. Capite che cosa? Poi lui ci fece una battuta, no? A Padre Pio diceva: tu ti sei fatto procurare stigmate perché tu sei esterico. Tu ti metti a pensare alla passione di Gesù e cominci a pensare ai chiodi che gli hanno perforato le mani e i piedi e ti si formano le ferite. Così gli hanno detto. Sapete chi ha risposto a Padre Pio? Ah, questa storia, Ah, tu dici così, consiglio? Allora ho avuto un consiglio. Dice: pensa un attimo, mettiti a pensare a un bue. Pensaci bene, vedi poi se ti spuntano le corna. E dice così. Gli disse così. Ma però Padre Pio, quando gli erano dette tutti i colori, come ha reagito? Sapete come ha reagito, no? La Chiesa mi mette il bavaglio? Non gli hanno permesso non soltanto di non dire la messa in pubblico, non poteva neanche confessare. Quando gli dicono che non poteva confessare, come non posso confessare? Io so fa solo quello. Non confessi. Te ne devi rimanere rinchiuso per 3 anni. Cosa ha fatto Padre Pio? Ha cominciato a dire: no, questi non capiscono niente, a me mi è apparso il nostro Signore, guarda le stigmate. Zitto, muto, è rimasto zitto e muto. Capite? Perché? La mansuetudine, dice. Dio sta permettendo la persecuzione. Bene, se Dio vuole continuare a confessare, muoverà qualcosa, mi renderà per me. Se non mi riposo, finito il discorso. Capite? Quale scandalo avrebbe provocato se si fosse ribellato? Allora, bisogna fare attenzione, perché oggi, guardate, da queste parti, anche da queste parti, so che c'è una gente di sermoneta, girano parecchie, insomma, persone che stanno fuori di testa, stanno dalle nostre parti qui nel Lazio, con tanto di provvedimenti già presi da Roma, di scomunica vera e propria, persone che apparentemente sembrano essere interessate, sembrano spirituali su tante questioni, sembrano, e che le dicono tutti i colori, e che la gente semplice gli va dietro. Attenzione, capite? Ci sono anche le sette, stanno i testimoni di Geo, stanno in giro tante situazioni a cui bisogna fare attenzione, perché questi, come dire, prendono le persone per i loro punti deboli. Attenzione, cioè dobbiamo anche sentire noi un'altra cosa, e concludo, dice: dai frutti si riconosce l'albero. Cosa avverti quando tu senti parlare un uomo di Dio?
anche quando deleganta, perché l'uomo di Dio ogni tanto si deleganta, però deleganta, però tu dici sì, è vero che insomma me sta suonando, però ti senti tranquillo, ti senti in pace, ti senti sereno, ti senti disteso. Quando invece senti parlare anche una persona che ti senti male, ti senti confuso, esci da sto discorso, ma che dici, ma dove vado a raccapezzare? Ecco, non sono segni buoni, è molto difficile questo discorso, capite? Però ci sono tante chiacchiere oggi in giro, tante voci che parlano, e dobbiamo fare molta attenzione a distinguere di chi fidarci e di chi non fidarci. Ecco, chiediamo discernimento al Signore, no? Che ci aiuti sempre ad avere occhio. Dobbiamo sempre, qui c'è un altro criterio di discernimento che concludo, ecco. Noi sappiamo che Gesù vive nella nostra Santa Chiesa, pur ferita da tante situazioni che tutti quanti conosciamo. Quindi dentro la Chiesa, in qualche modo, noi possiamo continuare ancora oggi a trovare i sacramenti, a trovare la verità, a trovare la santità, a trovare la preghiera, a trovare chi in qualche modo ci aiuta. Questo è un altro importante criterio, Gesù non ne parla specialmente, ma è l'ecclesialità di chi parla, per distinguere attentamente il vero dal falso e il bene dal male. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti, affidando a lei il nostro discernimento e il nostro cammino cristiano. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.